Tenevo tanto ad essere su questo palco perché questo è il gruppo a cui sono iscritto da ormai 19 anni, un gruppo che mi ha dato tantissimo in termini di esperienza, in termini di crescita umana. Ho fatto dei viaggi meravigliosi con i giovani imprenditori in paesi che non avrei mai preso in considerazione, facendo esperienze che altrimenti non avrei potuto fare, visitando aziende, conoscendo best practice che altrimenti non sarebbero state alla mia portata, visitando le eccellenze del territorio. Grazie al gruppo Giovani ho creato nuove amicizie che sono nate all'interno della Confindustria e si sono sviluppate al di fuori e durano da anni. Devo dire però che il vero valore di essere giovane imprenditore, di far parte di questo movimento, l'ho scoperto uscendo dal territorio, dalla regione e cominciando a frequentare la Confindustria e i giovani imprenditori a livello romano. Lì ho capito qual è il vero senso e il vero scopo di questo movimento. Lo scopo, il motto che è scritto nel nostro statuto è quello di essere motori del cambiamento e coscienza critica della società, che io interpreto spesso come anche saper dire e poter esprimere quelle opinioni che la Confindustria dei senior non può o non vuole dire. Quando ci troviamo... Prego. Non sia mai che rinuncio a un applauso. Quando vediamo situazioni come quelle del giorno d'oggi, con il debito che aumenta, i nostri soldi che sono spesi male, ma l'Italia che continua a perdere soldi e viene utilizzata come bandierina elettorale da uno o dall'altro governo, come anche viene fatto con tutti i temi cruciali per il nostro paese, non possiamo permetterci di stare zitti. Dobbiamo alzare la voce, dobbiamo prenderci i nostri spazi in tutti gli ambiti che ci sono consentiti, dobbiamo parlare forte, senza peli sulla lingua e dimenticandoci anche a volte cos'è il politically correct. Questo è il mio messaggio per i giovani imprenditori e per chi non è o non è più giovane imprenditore, il mio messaggio è provate anche voi ad avere questo atteggiamento come fa il nostro presidente Luciano Vescovi che in ogni sua dichiarazione, in ogni sua intervista parla senza peli sulla lingua, mette tutti i puntini sulle i e dice quello che deve dire con un effetto di risonanza nazionale molto importante. Ora io so che siamo veneti, vicentini, nel nostro DNA è scritto che non ci piangiamo addosso, che se prendiamo un colpo lo assorbiamo, ci rimbocchiamo le maniche e continuiamo a lavorare e non abbiamo bisogno dell'aiuto di nessuno. Però penso anche a quello che ha detto il Premier Conte durante la nostra assemblea del 22 maggio, ovvero che siamo quella parte di paese che gli consente di restare seduto al tavolo del G8. Credo che sia molto importante per noi continuare in questa consapevolezza e renderci soprattutto conto che esprimere la nostra opinione con forza, criticare le cose che non vanno e proporre idee per avere un paese migliore non sono più i nostri diritti, ma cominciano ad essere sempre di più i nostri doveri e le nostre responsabilità. Grazie a tutti e buona continuazione.